Ciao a tutti, sono Andrea, ben ritrovati sul nostro canale. In questo tutorial andremo a rasare del cemento armato utilizzando un metodo un po' alternativo da quelli soliti. Diciamo, non utilizzeremo un rasante specifico per cemento armato, ma useremo un altro metodo che vedrete all'interno del tutorial. Prima di procedere vi chiediamo se volete iscrivervi al canale per supportarci un attimino e soprattutto per tenervi aggiornati sulle nostre prossime lavorazioni se vi interessano contenuti come questi. Vi auguriamo una buona visione e ci vediamo alla fine. Procediamo! In questo tutorial andremo a sistemare la fioriera in cemento armato che si trova esattamente sul terrazzo che abbiamo ristrutturato e di cui potete andare a rivedere i precedenti video suddivisi in tre parti se ve li siete persi. Come si può notare, la fioriera è stata verniciata più volte e dato che andremo a rasarla completamente, dobbiamo innanzitutto levare tutti gli strati soprastanti fino a raggiungere la superficie di cemento al di sotto. Per la parte davanti, più comoda come posizione, abbiamo utilizzato una pistola d'aria calda ed una spatola per riuscire a scrostare gli strati di vernice. Per questo metodo bisogna munirsi di un po' di pazienza e scaldando con la pistola una parte alla volta, con l'ausilio della spatola, riusciamo a levare gli strati di vernice soprastanti. Ovviamente, man mano che proseguiamo, cerchiamo di tenere pulito il pavimento, che naturalmente, per chi ha visto il tutorial sulla ristrutturazione del terrazzo, sa già che è ben diverso da queste mattonelle in cotto. Con un po' di costanza riusciremo a togliere la vernice dalle superfici che ci interessano fino a raggiungere il cemento al di sotto. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere per procedere correttamente con le prossime lavorazioni. Un'altra zona comoda da sistemare con questo metodo è la parte superiore del muretto in cemento armato, che quando andremo a rasare completamente rifaremo in maniera più pulita e precisa gli angoli che sono un po' rovinati. Per ora ho deciso di rasare anche la parte superiore, nel frattempo cercherò qualcosa da applicare al di sopra del muretto come copertura, anche per mascherare le staffe di ferro che bloccano i pali della pergola e che non sono proprio un bel vedere. Una volta passate per bene tutte le zone, arriveremo ad ottenere questa superficie pronta per le prossime fasi. Come si può notare, ci sono dei piccoli punti bianchi nel cemento, probabilmente dovuti a delle stuccature precedenti, che però a noi non creano nessun fastidio, dato che rimangono nella linea della parete e sono veramente minuscole. Facciamo attenzione comunque ad utilizzare questo metodo con la pistola d'aria calda, perché si raggiungono temperature di 600 gradi. Passiamo ora ad una delle parti più scomode da lavorare, e cioè l'interno di questa fioriera. Come sempre, partiamo con una bella pulizia generale del fondo, scoprendo per bene la zona che dobbiamo andare a trattare, svelando la vecchia guaina rovinata nel tempo che dovremo levare completamente per impermeabilizzare in futuro tutta quest'area. Successivamente, prima di passare alle maniere forti, iniziamo a togliere con la spatola d'acciaio tutte quelle croste di guaina e cemento che si possono levare facilmente. Con il tempo, gli agenti atmosferici, le superfici si sono rovinate e per poterle ripristinare con una rasatura, dobbiamo necessariamente togliere ogni parte incostante. A questo punto, dopo aver rimosso dalle pareti interne ogni parte già parzialmente disconnessa, andiamo a trattare con mazzetta e scalpello tutte le zone che suonano a vuoto. Di solito nelle strutture in cemento armato queste zone sono in prossimità dei ferri di armatura. Questo perché se dell'acqua trova degli spazi, magari in piccole crepe nel cemento, e riesce a raggiungere i ferri all'interno, questi si possono arrugginire staccandosi dal cemento e creando dello spazio tra i due materiali. L'acqua così può filtrare all'interno, gonfiando il cemento con i cambi di temperatura e causando il problema. Cerchiamo quindi di liberare per bene i ferri di armatura in tutte le aree che suonano a vuoto, per riuscire a completare correttamente tutto il procedimento. Un'altra pulizia dal fondo da tutte le parti che abbiamo rimosso e possiamo continuare preparando anche il supporto orizzontale, iniziando a grattare con la spatola d'acciaio per far saltare via le parti più fragili. A questo punto, per completare la preparazione, abbiamo optato per l'utilizzo di una piccola smerigliatrice angolare per levigare le superfici. E per non creare una quantità notevole di polvere, ci siamo procurati questa cuffia di aspirazione da montare al nostro flessibile e collegarla ad un aspirapolvere per evitare di danneggiare le nostre vie respiratorie. Come prima cosa andiamo a rimuovere il disco presente sul nostro flessibile e anche tutta la protezione metallica che non ci permette di collegare correttamente la cuffia di aspirazione. Vi ricordiamo che nelle info del video potete trovare i link di prodotti e attrezzature che usiamo all'interno del tutorial, se volete andare a darci un'occhiata. Questo è il disco abrasivo che andremo a montare alla nostra smerigliatrice angolare per poter levigare le superfici interne della fioriera.
Per montare la cuffia correttamente dobbiamo inserire nell'incastro del flessibile degli spessori di plastica presenti nella confezione, dopodiché applicare la cuffia di espirazione e stringerla attraverso la vite del collare metallico. Infine, messa nella giusta posizione, montare la mola a tazza e stringerla con l'apposita chiave al supporto della smerigliatrice. La parte grigia della cuffia, come vedete, si può aprire per poter raggiungere meglio l'interno degli spigoli. Una volta collegata la cuffia ad un aspiratore e messo in funzione, iniziamo a smerigliare le superfici andando a rimuovere lo strato superiore della vecchia guaina, raggiungendo, come abbiamo fatto tramite la pistola termica, la superficie in cemento. Come visto prima, la cuffia è circondata da una coroncina di setole che, muovendosi a molla, aiuta a far fuoriuscire meno polvere possibile durante le lavorazioni. Ovviamente non è una soluzione ermetica e durante la smerigliatura è meglio indossare mascherine e occhiali di protezione, oltre alle cuffie antirumore, perché se ne crea parecchio. Facendo un po' di pressione, passiamo man mano su tutte le aree senza tralasciare nulla. Negli spigoli apriamo la parte grigia sul davanti della cuffia, che ci permette di andare contro le pareti adiacenti fino a completare tutte le superfici. La mola a tazza che abbiamo applicato ha un diametro di 115 mm e se avete intenzione di acquistarne una, fate attenzione alle dimensioni perché va acquistata in base alla portata della smerigliatrice, nel nostro caso con dischi da 115 mm. Una volta passate tutte le superfici, sia a pavimento che a parete, avremo scoperto la parte grezza del cemento armato e dopo una bella pulizia anche passando con l'aspirapolvere saremo pronti per procedere finalmente con le fasi successive. Dobbiamo cercare di liberare il più possibile le barre arrugginite, proprio nei punti in cui il cemento si è gonfiato. Questo che vedete è il foro di scarico dell'acqua della fioriera, che ovviamente andrà sistemato successivamente per completare la rasatura anche al di sotto. A questo punto dobbiamo andare a togliere più ruggine possibile dalle barre filettate. Possiamo farlo meccanicamente o, come nel nostro caso, manualmente con l'ausilio di una spazzola di ferro. Energicamente grattiamo dalle superfici metalliche più ruggine possibile e con un pennellino passiamo al di sopra per levare lo sporco e prepararli per la fase successiva. Per sicurezza eseguiamo questo procedimento un paio di volte. Allo stesso modo grattiamo tutte le barre che abbiamo scoperto con le precedenti lavorazioni. Già che ci siamo, diamo una spazzolata anche alle staffe dei pali della pergola per riuscire a trattarli e renderli più resistenti agli agenti atmosferici. Utilizzeremo per rivigorire e proteggere i ferri d'armatura questo convertiruggine con azione antiossidante che trasforma la ruggine rendendola compatta e impermeabilizzando i metalli dall'umidità. È un prodotto pronto all'uso e dopo averne versato un po' in un contenitore si può applicare direttamente sul ferro utilizzando un pennello. Questo liquido può essere dato anche sulla miele per proteggere dalla corrosione ed è senza solventi, il che è comodo per l'utilizzo anche in luoghi al chiuso. Applichiamo questa prima mano su tutti gli elementi di ferro visibili per proteggerli dall'azione corrosiva. Dopo circa 15-30 minuti la prima mano risulta asciutta al tatto e possiamo procedere con un'ulteriore mano di prodotto, ripassando su tutte le barre il convertiruggine. Già che ci siamo, applichiamo nel nostro caso due mani anche alle staffe della pergola. Una volta asciutto il convertiruggine che abbiamo applicato, passiamo un'ultima volta con l'aspirapolvere su tutta l'area che ci interessa, per levare la maggior parte di sporco e di polvere, preparando così le superfici alle prossime lavorazioni. Con del nastro di carta andiamo a coprire tutte le zone che non dobbiamo toccare con il prossimo materiale che applicheremo alle superfici. Nel nostro caso incolleremo il nastro lungo la linea delle coperture in rame, mentre per i pali di legno della pergola non applicheremo nulla, dato che andranno tinteggiati in futuro. Procuriamoci a questo punto del primer di adesione universale, rapido e pronto all'uso. Questo nello specifico è privo di solventi e inodore ed è adatto all'applicazione su svariate superfici lisce e poco assorbenti. Possiamo applicarlo a rullo o a pennello ed è adatto sia per le superfici interne che per quelle esterne.
Conviene prima di stenderlo dargli sempre una mescolata al liquido anche se pronto all'uso, dato che all'interno sono presenti dei piccoli granelli di quarzo che ci aiutano a far diventare ruvide tutte le aree che ci interessano. Questo prodotto è molto utile per migliorare l'adesione di rasature, intonaci o collanti su tutte le superfici lisce e poco assorbenti e si può applicare sia a parete che a pavimento. Nel nostro caso applichiamo il prodotto con un pennello più piccolo lungo gli angoli dei bordi, evitando di sporcare sulle zone che non dobbiamo toccare con questo materiale, mentre con un pennello più grande copriamo tutto il resto. Dopo circa 15 o 30 minuti, in base alle temperature esterne, il primer risulta asciutto al tatto e possiamo procedere con le prossime fasi. Nel foro di scarico della fioriera, per poter sistemare correttamente la parte sottostante e riuscire a rasare tutto perfettamente, abbiamo deciso di inserire questo bocchettone messicano, che incolleremo con un prodotto particolare, ma che vi mostreremo in un altro video, specifico sulle impermeabilizzazioni di superfici. Questo bocchettone in gomma ci permetterà di far scaricare correttamente l'acqua piovana che finirà nella fioriera. Per bloccare il tubo in gomma e chiudere la spaccatura sottostante, utilizzeremo dell'intonaco premiscelato, senza bagnare prima le superfici, e mentre asciuga la prima mano, verifichiamo a costaggio e bolla la pendenza all'interno della fioriera. Con un po' di passaggi successivi, arriviamo finalmente ad intonacare fino al filo del cemento armato, pareggiando così le pareti. A questo punto non ci rimane che riempire tutti i fori più grossolani sulle superfici prima di poter rasare il tutto. Utilizzeremo per rasare il cemento armato, trattato con il primer di adesione, questo rasante cementizio di colore bianco, adatto sia per interni che per esterni. È un prodotto facile da lavorare e viene venduto in sacchi da 25 kg con una resa di circa 1,2 kg al metro quadrato per ogni millimetro di spessore. Dato che al momento dobbiamo preparare una piccola quantità di questo materiale per riempire i fori più grossolani sulla superficie, ci conviene impastare a mano mezzo secchiello di rasante, miscelando la polvere con le giuste quantità di acqua che trovate scritte sulla confezione. Misceliamo fino ad ottenere un prodotto, come sempre, omogeneo, privo di grumi e della giusta consistenza. In commercio esistono rasanti specifici per strutture in cemento armato, che si possono applicare direttamente alle superfici, evitando l'utilizzo del primer di adesione. Ovviamente sono materiali che costano un po' di più, e il metodo che vi stiamo mostrando vi fa risparmiare qualcosa, ma soprattutto vi lascia un po' più di tempo di lavorazione, dato che i rasanti specifici hanno tempistiche più corte. Sta a noi comunque decidere se utilizzare di più il metodo più conveniente o più veloce. Con il rasante appena preparato, andiamo a riempire tutti i fori presenti sull'area che ci interessa, come ad esempio le zone dove abbiamo scoperto le barre filettate, per pareggiare le superfici, rendendo le prossime operazioni più semplici da eseguire. Utilizzando una cazzola quadrata e una spatola d'acciaio riusciremo ad eseguire queste operazioni. Ovviamente, essendo preparate con il primer di adesione, le pareti non devono essere bagnate prima dell'applicazione del rasante, perché tende a rifiutare l'acqua. A questo punto, un'altra parte che dobbiamo trattare per poter proseguire facilmente con le prossime fasi è lo smusso che abbiamo sullo spigolo alto e anche su quello in basso. Infatti, per rendere più semplice l'applicazione proprio su questi smussi dei futuri paraspigoli, dobbiamo in qualche modo pareggiarli e dargli una forma più squadrata, per avere un supporto migliore. Con il nostro rasante bianco andiamo a creare con pazienza un angolo retto lungo lo smusso superiore ed inferiore della struttura in cemento armato. Non è necessario che sia perfetto, possiamo lasciarlo molto grezzo, perché successivamente, quando sarà asciutto, andremo a rifinirlo, senza contare che applicheremo degli appositi paraspigoli in PVC per rinforzare tutti gli spigoli. Ricordiamoci di non bagnare le superfici trattate con il primer. Questo perché risulta un prodotto impermeabile e l'acqua a contatto con il promotore di adesione tende ad essere rifiutata, rendendo difficile l'applicazione del rasante. Come detto all'inizio del tutorial, vi lasciamo nelle info i link di prodotti e attrezzature che vedete all'interno dei nostri video e se siete interessati potete andare a darci un'occhiata. Riempiamo tutti i fori più grossolani, pareggiando le superfici. In questo modo avremo meno rischi di lasciare dei buchi in prossimità di queste zone durante le rasature finali. Una volta applicato rasante nelle zone desiderate per pareggiare le superfici, non ci resta che far asciugare il tutto per poter proseguire con le prossime lavorazioni.
Il giorno successivo andiamo a grattare con un robot le zone riempite con il rasante, soprattutto lungo la linea degli spigoli. Così facendo faremo saltare via le piccole imperfezioni che abbiamo lasciato sulle superfici, regolandole e preparandole alla posa dei nostri paraspigoli in PVC. A questo punto ci conviene prendere con il metro l'altezza del muretto da rasare per tagliare a misura la rete in fibra di vetro che andremo ad inglobare nella rasatura. Utilizzeremo per armare la rasatura e renderla più resistente questa rete in fibra di vetro che abbiamo già utilizzato in svariate occasioni. Una volta prese le misure e deciso il senso in cui vogliamo posare i fogli di rete, in base anche alle nostre comodità durante l'applicazione, andiamo a ritagliare i fogli di rete necessari. Ricordiamoci che ogni foglio di rete va sovrapposto di almeno 10 cm uno sull'altro durante l'applicazione per poter legare tutta l'armatura. Impastiamo con acqua il rasante bianco e questa volta usando un misceratore elettrico, dato che dobbiamo creare più quantità. Mischiamo il prodotto fino ad ottenere all'incirca questa consistenza. Per la prima mano, questa volta utilizzeremo una spatola d'acciaio dentata da 1 cm di spessore. Iniziamo ad applicare il rasante in maniera più abbondante sulla parete da cui abbiamo deciso di partire. Cerchiamo di occupare circa 1 metro di lunghezza, dato che abbiamo ritagliato strisce di rete da posizionare in verticale. Con la parte liscia della spatola ci risulterà più comodo coprire la zona con il prodotto a base di cemento. Dopodiché, con il materiale ancora fresco, andiamo a creare con i denti della spatola strisce di prodotto sulla superficie che stiamo trattando. In questo modo lasceremo più omogeneo lo strato di rasante al muro, che ci permetterà di inglobare meglio la rete in fibra di vetro all'interno permettendo una migliore adesione di quest'ultima alla superficie. Anche qui ricordiamoci di non bagnare prima di applicare il rasante, che va steso con temperature tra i 5 e i 30 gradi. Con pazienza posizioniamo a fresco il primo foglio di rete per coprire il metro di muretto interno alla fioriera e una volta inquadrato correttamente andiamo ad inglobarlo nel rasante con la parte liscia della spatola, schiacciando il tutto alla parete e cercando di uniformare il più possibile la superficie. La rete in fibra di vetro non è per forza necessaria se le superfici sottostanti sono regolari e prive di imperfezioni. Ovviamente, con l'inserimento di questa armatura, la rasatura risulterà più resistente nel tempo ed eviterà in futuro il formarsi di piccole crepe. Se ci sono delle grosse fessurazioni, vi consigliamo di visionare un altro nostro video sulla rasatura a parete, nel quale abbiamo trattato in maniera particolare la crepa abbastanza grande che era presente sul muro. Nello stesso modo, proseguiamo la stesura della prima mano con rete su tutta questa fascia di muretto. L'unico accorgimento che dobbiamo avere è di sovrapporre un foglio con l'altro di almeno 10 cm per poterli legare e creare così un'armatura uniforme. Per aiutarci con la posa, sulla rete sono segnati con delle righe questi 10 cm da tenere per sovrapporre i fogli correttamente. Finita su questa parte di muro la prima stesura con rete, ci conviene tornare indietro e passare subito dopo fresco su fresco con una seconda mano di prodotto per uniformare meglio la superficie e coprire del tutto la rete al di sotto. Utilizziamo per la stesura del solo rasante una spatola americana d'acciaio liscia su tutti i bordi. Dobbiamo cercare di lasciare meno graffi possibili sull'area in modo da prepararla al meglio per le fasi finali di rasatura. Procediamo a questo punto, nel nostro caso, a prendere le misure del muretto adiacente per preparare i fogli di rete da applicare. Per completare la rasatura anche lungo gli spigoli, ci siamo procurati questi paraspigoli in PVC con incollata già all'acquisto questa rete arancione, anch'essa in fibra di vetro, con un lato da 10 cm di larghezza e da 15 cm sull'altro. Sono molto comodi e pratici da usare, soprattutto perché si possono tagliare a piacimento con una forbice per lamiere e sono molto leggeri da applicare. Dato che abbiamo queste staffe in lamiera che collegano i pali della pergola al muretto, dobbiamo sagomare il paraspigolo seguendo la forma della staffa. Con pazienza seguiamo i contorni, con taglierino per la rete e forbice per lamiera per la plastica del paraspigolo, facile da separare anche per via dei piccoli forellini su PVC, che servono a far fuoriuscire il rasante una volta applicati a parete. Come detto all'inizio del video, sto ancora cercando una soluzione per coprire queste staffe, non molto belle da vedere,
utilizzando magari dei coprimuri che si trovano in commercio. Proviamo a secco il paraspigolo appena sagomato e con una stagia di alluminio verifichiamo la loro linearità nella futura posizione in cui andranno incollati. Per questo motivo è stato utile riempire ad angolo retto lo smusso, avendo così un buon supporto durante l'applicazione del paraspigolo in PVC. Nella stessa maniera andiamo a preparare anche il paraspigolo a fianco, provandolo a secco. Prepariamo anche i fogli in fibra di vetro da posare insieme ai paraspigoli. Come per gli altri fogli di rete, ricordiamoci di tagliarli con delle misure adatte a sovrapporre gli uni con gli altri di almeno 10 cm. Sempre con l'ausilio del miscelatore elettrico impastiamo altro rasante bianco per proseguire con l'applicazione della prima mano sulla zona che abbiamo preparato. Stendiamo come in precedenza uno strato uniforme sulle superfici interne del muretto e anche attorno alla parte alta, creando con la spatola dentata righe di prodotto. A questo punto andiamo a collocare con cautela i paraspigoli nella giusta posizione e premiamo con le mani lungo la linea dell'anima in plastica di questo elemento, facendolo aderire allo spigolo sottostante e facendo fuoriuscire del materiale dai piccoli fori nel PVC. Applichiamo direttamente anche i fogli di rete sul muretto interno, sormontandoli di 10 cm per legare il tutto e con la spatola dalla parte liscia schiacciamo il rasante e uniformiamo al meglio questa prima mano. Una volta applicati entrambi i paraspigoli, verifichiamo che la misura tra di essi sia identica in più punti. Come ulteriore controllo, verifichiamo con una stagia di alluminio la corretta linearità di questi elementi in PVC. Nello stesso modo completiamo anche dall'altra metà del muretto con la prima mano, inglobando nel rasante la rete in fibra di vetro. Subito dopo aver completato questa prima mano, ritorniamo dall'inizio per applicare un'ulteriore mano di prodotto che ci aiuterà ad uniformare ancora meglio le superfici e a coprire definitivamente la rete sottostante. Come vedete abbiamo iniziato a rasare anche in base alle nostre comodità. Infatti la prima parte che abbiamo trattato è la zona di muro di fronte e successivamente quella adiacente con la parte superiore, nella quale abbiamo applicato il paraspigolo in PVC. Dobbiamo procedere in modo tale da non toccare la rasatura appena effettuata su una superficie, evitando così di rovinarla accidentalmente. Nel nostro caso la struttura in cemento armato che stiamo ripristinando è un po' particolare e anche se sembra di piccole dimensioni, il tempo di lavoro impiegato è stato parecchio. Proseguiamo con la nostra rasatura applicando le due mani di prodotto allo stesso modo. Per completare la struttura della rete armata abbiamo applicato un paraspigolo in PVC lungo tutta la linea sottostante della fioriera per rendere l'angolo più resistente agli urti e per rifinirlo meglio. Di solito quando si devono inserire degli angolari come questi in plastica al di sotto di muri o balconi che restano a contatto con l'acqua piovana, vanno applicati paraspigoli particolari che hanno una forma leggermente diversa da questi e presentano sul lato una linguetta da 1-2 cm che funge da sgocciolatoio. Questa impedisce all'acqua piovana di correre lungo la parte sottostante e di cadere proprio su questa linea. Nel nostro caso non è necessario, dato che la fioriera è abbastanza al riparo per via della pergola. Dopo aver rasato tutto con due mani, il risultato è questo. A questo punto non c'è rimasta che questa parte da rasare per completare tutta la struttura. Misuriamo la larghezza di questa parte sottostante e tagliamo di conseguenza delle strisce di rete da applicare. Dobbiamo fare attenzione al tubo di gomma e sagomare la rete in prossimità prima di preparare il rasante. Questa superficie è stata la più complessa da coprire, per la posizione molto scomoda da raggiungere, soprattutto con la prima mano armata. Una volta completata la prima mano, passiamo subito con la seconda per uniformare il tutto. Dato che è trascorso un giorno dall'applicazione delle prime due mani di rasante, ci conviene bagnare con acqua e pennello le porzioni di parete, a cui andremo ad applicare la nostra terza e ultima mano, che ci darà la finitura finale. È meglio bagnare una parte alla volta per tenere umida la superficie durante la stesura del materiale, aumentando così l'adesione al supporto sottostante. Ora siamo pronti per applicare la terza e ultima mano delle superfici. Nel nostro caso andremo nello stesso ordine in cui abbiamo steso le prime due mani, partendo dall'interno della fioriera e raggiungendo la parte sottostante.
Dobbiamo applicare pochi millimetri di prodotto, circa 1-2 mm di spessore, e dato che abbiamo cercato di lasciare le superfici belle uniformi il più possibile prive di graffi, quest'ultima lavorazione ci risulterà molto più semplice. Con la spatola americana copriamo tutta questa prima parte di muro, cercando di lasciare la superficie il più omogenea possibile per l'ultimo passaggio. Più o meno la spatola va tenuta a circa 45 gradi per poter stendere il prodotto nel modo corretto. Meno inclinazione diamo alla spatola e quindi con un angolo più stretto e più liscia risulterà la rasatura. Tenete conto comunque che ci rimane ancora un ultimo passaggio che farà fuoriuscire la finitura. Subito dopo aver completato la terza mano su questa porzione di muro, torniamo all'inizio e mentre la rasatura sta iniziando a fare presa, ma risulta ancora leggermente umida, passiamo sulle superfici con un frattazzo di spugna inumidito con dell'acqua e roteandolo per gradi sulla superficie cerchiamo di dare l'effetto granuloso che vogliamo ottenere. Per i bordi esterni negli angoli utilizziamo per rifinire il tutto un piccolo pennello, dopo che l'abbiamo passato nell'acqua. Così facendo completeremo la finitura e potremo passare sulle altre superfici. Nello stesso modo applichiamo la terza e ultima mano sul resto delle pareti e creiamo la finitura civile con il frattazzo di spugna. Se per caso non ci accorgiamo di lasciare dei graffi di prodotto sulla superficie, non è un problema, perché roteando il frattazzo su di essi spariranno lasciando la parete bella uniforme. Se siamo un po' più pratici e manuali, possiamo evitare di applicare tre mani di prodotto come vi abbiamo mostrato in questo video, ma dopo la seconda mano si può passare direttamente con il frattazzo di spugna. Ovviamente la prima mano deve essere praticamente perfetta e inglobare la fibra di vetro e farla sparire completamente. Quello che vi abbiamo mostrato è, diciamo, il metodo più semplice e sicuro per avere superfici uniformi se non siamo molto pratici. Mentre completiamo il tutto, vi invitiamo come sempre a lasciarci un like se il video è stato di vostro gradimento e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per rimanere aggiornati sulle nostre prossime lavorazioni. Ottimo, abbiamo concluso anche oggi questo tutorial. Allora, prima di lasciarvi, volevamo solo informare dire una piccola cosa, una piccola premessa. Dato che nel video di 7-8 mesi fa sulla rasatura parete che abbiamo fatto e dove abbiamo praticamente coperto un pezzo di cemento armato con una bara filettata, ci è stato detto da variate persone che bisognava per forza applicare del convertirugine o comunque dei prodotti specifici sulle bare filettate. Quello che vogliamo dirvi è che sulla scheda tecnica di quel prodotto particolare che abbiamo utilizzato non necessita convertirugine o comunque prodotti per togliere la ruggine e coprire queste bare filettate, perché è un passivante per ferri direttamente questo prodotto. Praticamente è un tutt'uno, invece che fare come il procedimento che abbiamo fatto noi, spazzolando i ferri, applicando il convertirugine, primer, rasante, questo prodotto fa tutto in uno, quello che abbiamo visto in quel video precedente. E non necessita di convertirugine. Ovviamente mettendo un prodotto specifico per la ruggine dei ferri sopra queste barre filettate non è un male, fa solo più che bene, però non è necessario se leggete bene la scheda tecnica di quel prodotto. Niente, noi detto questo vi auguriamo buone vacanze se c'è ancora qualcuno che sta approfittando delle vacanze e fa più che bene, e ci vediamo presto, spero tra qualche settimana o comunque ci vedremo presto, spero. Ciao e alla prossima!